Questo è Brico? Nessuno. Gli anno? 89. 80? Ragazzi, Aissuma dell'89 è di Giacomo, va benissimo, è va benissimo, questo è ancora di Giacomo, fatto da Giacomo, su cui si è emozionato Giacomo, è una meraviglia. Ti chiami? Giulia? Giulia, la nostra amicizia. Tu ti chiami? Matteo, tante volte Rocchetta Tanaro. Anche tu Giulia, tante volte Sì. Rocchetta Tanaro. Che meraviglia di vino. Io ho conosciuto, credo, inizio nel 1950, io sono 53 anni, a camminare le vigne italiane. Mi correggo, prima le vigne francesi, nel 50 i vini italiani non esistevano. E ho incontrato persone straordinarie, dai più mitici vignaioli francesi, quindi i Rothschild, i Salus, i Graham. Tutti i grandissimi, gli Angèle, tutti i grandissimi vignaioli di Francia, ne rimango ammirato, sinceramente ammirato. Poi torno in Italia, su una frase di grande provocazione di René Angèle, che quasi mi insulta, eravamo a metà degli anni 50, mi dice, di fronte a un mio assaggio ammirato di un suo Chambertin, mi dice, voi italiani fate dei vini d'argento con uve d'oro. Nous de France, nous faisons dei vini d'oro con uve d'argento. La frase mi preoccupò molto, tornai, lavoravo al giorno e iniziai proprio questa battaglia. Diceva, ma se è vero quello che mi hanno detto gli amici di Francia, è un assurdo. E allora ho iniziato a lottare contro le scuole enologiche. Ho dovuto ricredermi nel momento in cui ho incontrato un personaggio che però è unico. Io non so cosa pagherei, forse in questo momento Giacomo, non solo per la sua eccezionale divinità. Vorrei che fosse per la sua esperienza, perché sono convinto che in questo momento direbbe agli amici italiani che fa vino, curate i vitigni che avete nella tradizione, ma soprattutto recuperate quei vitigni che non sono più nella tradizione. Noi abbiamo avuto un'enologia vergognosa, parlo dei maestri dell'enologia, e ci metto dentro tutti, anche i maestri di Alba, se ben chiaro, da tutti, dal Trentino Alto Adige, ai Veneti, hanno sempre predicato, sempre, fino a, in definitiva, alla nascita di Giacomo, che li ha convinti che il produrre molto era un errore indecente a svantaggio dei contadini e a vantaggio degli industriali. Produrre molto voleva dire far acquisire gli industriali materia a poco prezzo, lavorarlo poi in qualche maniera, con mosse concentrate, con altri mezzi, e quindi creare un mercato. Oggi credo che Giacomo fosse tra di noi, esulterebbe per questa riscoperta. Fino a un anno fa, figlia, fino a un anno fa, l'enologia ufficiale diceva che in Italia ci sono 500 vitigni, di cui utilizzate una cinquantina. Adesso l'enologia ufficiale è costretta ad ammettere che in Italia ci sono 2.000 vitigni, di cui utilizzati, si sta ampliando ancora un 150-200. Nel mondo utilizzano 5 vitigni, e soli, il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, il Merlot, lo Chardonnay, e poi arriviamo alle eccezioni, il Malbec, il Syrah, tutti gli altri. Ma noi abbiamo 2.000 vitigni che sono stati tutti abbandonati perché producevano poco.
Perché la scuola enologica italiana, Alba compresa, non so gli attuali che non conosco, ma fino a una decina di anni fa dicevano produrre tanto, produrre tanto, produrre tanto. E quindi i vitigni che producevano poco dovevano essere eliminati dalla vigna. I contadini, che sono i veri saggi di questo paese, li hanno tenuti perché non riuscivano a abbandonare un qualche cosa che compiaceva loro, che rendeva più festa il giorno della festa, e adesso stanno ritornando. Perché il compito di voi giovani, non è confrontarvi con le sofferenze della vita, ma convincervi che la vita deve essere vissuta con i vostri gesti per festeggiarla. Questo è il punto. C'era un Pin Bologna di Cerro Tanaro e c'era un Giacomo Bologna di Rocchetta. Allora escono i miei articoli, escono, amavo moltissimo la vostra terra, la Barbera, eccetera, e quindi scrivo sempre del Pin Bologna e dico: i vini di Bologna non mi piacciono. E allora la gente si stupiva praticamente. Poi non mi piacevano. Ma non sapevano, io conoscevo se ci fosse due Bologna in due paesi vicini. In quel momento vado nelle fiere, quelle fiere a quei tempi erano fiere molto gradevoli, molto umane, molto percorse, molto allegre, e incontro sempre questo Giacomo Bologna, molto molto più giovane di me, un bel ragazzone, il quale sento, capisco che mi vuole un immenso bene, e passavo davanti a lui, non mi fermavo a vedere il suo vino e mi dicevo: ma perché non ti fermi a vedere il vino? Perché l'ho assaggiato 2 o 3 giorni fa, 4 giorni fa al ristorante e non mi piace. Fino a quando si è scoperto che Pin Bologna era un mercante, neanche tanto cattivo, di Cerro Tanaro, un enologo che faceva i suoi vini discretamente bene, ma Giacomo nel vino buttava tutto il suo amore, tutta la sua prepotenza, tutto il suo ottimismo, quindi è un'altra cosa. Quando ho assaggiato, quando penso, sarà la fine degli anni 65, 66, quando ho iniziato i suoi vini, sono caduto immantinente innamorato e sono rimasto innamorato fino a... Era un qualcosa, è un uomo di assolutamente irripetibile forse. È un uomo che dà speranza, l'ha data a me, che ero più anziano di lui, la data e dovrebbe darla ai ragazzi come voi, perché credeva nel fatto che la vita non dovesse essere sofferenza, che dovesse essere assunzione di responsabilità, ma anche diceva che la vita doveva essere felice, doveva essere festeggiata. E questo è il punto proprio massimo di Giacomo. Questa vita come possibilità di festa, non come festa fatale, ma come ricerca di festa, come ricerca di serenità, come ricerca di allegria, di compagnia, di accompagnamento col vino, anche se lui non è mai stato uno che ha aggredito coloro che non bevevano. Diceva loro: beh, da una malattia si esce, cose di questo genere. Era un uomo al di là, proprio, veramente al di là, di una intelligenza mostruosa e di una umanità altrettanto mostruosa. Siamo stati, non ti do la data esatta, però prima degli anni 80, direi 76-77, negli Stati Uniti, io, lui, Mario Schioppetto, un favoloso vignaiolo, ahimè, mancato anche lui, friulano, e Maurizio Zanella, che era il più giovane, un lombardo che ancora adesso ha la Ca' del Bosco in Franciacorta. Eravamo andati proprio curiosi di capire come mai questi vini californiani che ci arrivavano non erano così orridi come potevano essere nel nostro pensiero. Sappiamo che un vitigno è legato a una terra, è fedele a una terra e si esprime bene in quella terra. Ricevamo dei vini californiani fatti con vitigni franciosi, francesi, che però avevano una loro capacità di racconto. Noi siamo andati proprio spinti da questo proposito. E noi in California abbiamo incontrato
Piero Selvaggio, che tuttora è il migliore proprietario di ristoranti della California, Los Angeles e Las Vegas, uomo giovane allora, e giovane anche adesso, perché è giovane, perché ha voglia di vivere. E ci propose un viaggio in cui puntualmente per le cantine migliori di California dell'ora 76-77 ed erano ad ogni visita sorprendenti per la bontà, per la completezza dei loro vini, ciascuna cantina. Però in ogni cantina noi chiedevamo: ma chi è l'enologo? Innanzitutto vedevamo una sfilata enorme di barrique. E per noi, anche se Giacomo aveva già iniziato la sperimentazione, anche se io avevo una lunga esperienza francese, la barrique aveva sempre un pochino di sospetto. Troviamo centinaia, migliaia di barrique in queste enormi cantine americane. Al termine degli assaggi chiedevamo: ma chi è il vostro enologo? E puntualmente l'enologo si chiamava il principe Andrei Celicev. E allora a un certo momento ci è venuta la voglia di conoscere questo Andrei Celicev. L'abbiamo conosciuto. Lui era molto più anziano di noi. Nel momento che l'abbiamo incontrato, l'età che io ho adesso, 77-78 anni. E ci ha raccontato la sua storia e il perché della sua sapienza. Lui era un principe di famiglia mongola, era al servizio degli zar a Mosca. Lui nasce nel 1900, del 17 a 17 anni. La famiglia principe, perché era al servizio dello zar, fugge da Mosca, rivoluzione d'ottobre, sceglie anziché la strada dell'Oriente e racconta Andrei, un uomo con cui siamo diventati amici, sia Giacomo che io moltissimo, dice: il primo momento era stato il fuggire verso la Mongolia, però in Mongolia si sapeva che noi eravamo al servizio dello zar, fedeli dello zar, eccetera, abbiamo scelto l'Occidente. Per fortuna dell'enologia mondiale, non soltanto californiana, perché questo ragazzo 17enne si ferma a Dresda, che è la scuola più nordica di enologia, e in 2 anni fa quello che gli altri enologi, gli studenti tedeschi, non riescono a fare 5 anni di corso. Lui in 2 anni, questa mente sbalorditiva, fa tutto il corso. I francesi, che sono molto attenti a questo, se ne accorgono, lo portano in Francia. Diventa il più grande enologo francese, lavora nel campo dello Champagne, diventa uno dei grandi protagonisti di Krug, per cui Krug diventa lo Champagne più difficile, più complesso, più richiesto. È un principe, ma è anche un libertario, lo posso dire con estrema chiarezza. Nel 37-38 avverte l'arrivo dei nazisti e fugge nello Stato che si pensava fosse di libertà, negli Stati Uniti. Va, arriva in California e crea la vitivinicoltura californiana, che è immensa. Noi assaggiamo dei vini loro molto importanti, però è limitata da quello che il mio Giacomo ha subito capito. Infatti ne ha rifiutato i vitigni nella maniera più drastica. I californiani utilizzano il Cabernet Sauvignon, il Merlot, lo Chardonnay, il Malbec, un pochino di Syrah, ma ci arrivano ora, e lo Chardonnay per i bianchi. Sono vini estremamente ripetitivi, e Giacomo, che era un grandissimo assaggiatore, sicuramente meglio di me, disse subito: sono vini ottimi, però praticamente non potranno mai avere un successo così lungo, perché si ripetono. Ecco. Questo è stato il grande insegnamento che abbiamo avuto in California, l'insegnamento di André, che già comportò le sue Barbera. E all'assaggio delle Barbera Andrei dice: oh, che bei vini, peccato che non siano completi. E allora Giacomo chiede: ma perché non sono completi? Perché la Barbera, vitigno così importante, così singolare,
ha dei tannini insufficienti. E allora gli ha detto, con estrema chiarezza, Giacomo vorrei che mi fosse accanto, ma Anna Bologna lo sa, e anche la figlia Raffa e il Beppe lo sanno, gli ha detto, dice, necessità della barrica. Ecco, questo mezzo così difficile che molti utilizzano inopportunamente. La barrica deve essere utilizzata per uve importanti in cui la carenza di tannini, un qualche bisogno di completamento, la richiede, la rende importante. Giacomo si applica alla barrica con immensa intelligenza. Parallelamente a lui, in un campo diversissimo, Mario Cesare Rocchetta, nasce a Sassicaia, nascono il Brico dell'Uccellone, il Brico della Bevotta, e questo è il Summa che stiamo bevendo, che sono vini superbi, vini che ti coinvolgono, che ti abbracciano, che ti rendono entusiasta, che ti dicono vale la pena di vivere essendoci vini così. Giacomo non è facile descriverlo. Giacomo è un. Io ho cercato di chiamarlo, ho cercato veramente. Mi sono sempre rifiutato l'idea della sua morte. E tu pensa che io non credo nell'anima, ma molte volte mi è successo. Molte volte, e mi succede ancora, anche se ormai non lo posso più scrivere, ho già scritto una volta e quindi non puoi riscriverlo. Ma trovarmi in qualche spazio contadino, in qualche strada contadina, in qualche viottolo contadino, e trovarmi in una macchina targata Asti. E avere il cuore in subbuglio perché, oltretutto adesso poi vedo anche pochissimo, ma fin quando ho condotto le macchine più volte mi è successo di dire ma perché non riesco a credere alla sua morte? Proprio per me il pensiero che Giacomo, che non era un uomo, era un qualcosa di più, non so che cosa, però sicuramente di più. Un uomo in cui per straordinarie, milionarie, miliardarie esperienze, assimilazioni, divertimenti, sofferenze, era diventato perfetto. Della sua morte dicono, e per me è ancora oggi impossibile pensare che non ci sia, sono particolarmente offeso nel momento in cui è morto. Ho scritto pezzi che hanno pubblicato anche riviste serie, e giornali seri come Corriere della Sera, come Panorama, come L'Espresso. Io mi sono proprio violentemente gettato contro la morte, vista con la maiuscola, che era indegna, puttana, non poteva essere accettata, proprio perché uomini così non dovrebbero mai poter morire, dovrebbero vivere. Ci si può innamorare sul serio, eh? Innamoramento continuo e senza fine. Immenso. Immenso.